Bentornati sul canale. Per chi avesse visto il video precedente, non l'avesse visto il video precedente, questo è il video precedente. Ma di cosa? Spiega, Sara. Legoland di Gardaland. Quindi? Vabbè, puoi costruire i tuoi personaggi. Quindi? Abbiamo pescato i capelli e tutto per creare i nostri personaggi. Ah, ecco, siamo questo sono io, quindi, questo sei tu, questa è la mamma e questi siamo noi. Che abbiamo visto la volta scorsa. Siamo tornati a Gardaland perché abbiamo l'abbonamento e quindi siamo tornati spesso e volentieri. E questi e... siamo noi versione fantasy. Esattamente, li abbiamo rifatti in versione fantasy. Apri e mostra a tutti come siamo fatti. Siamo fatti così, mangio cioccolato con le patatine. Beh, è vero che io mangio le patatine dentro il gelato al latte dei Magnum, però come sono le patatine con il cioccolato? Non avrei fatto questo abbinamento col Kinder, l'avrei fatto con la mia barretta. Non è male, insomma, si può fare di meglio, però. Allora, il primo con l'armatura, avec l'armatura, chi è? Tu. Sono io, è vero, guardate come qua. E devo dire che questa volta, a parte la benda sull'occhio, io ho questa faccia qui. Infatti sarei contento di presentarmi ai nemici, perché io ho quella faccia. No, perché siamo in una versione fantasy. Esatto, sto cercando di bloccare, ecco bloccato. E quindi andiamo a rimettere l'elmo. Non, ovviamente ci sono dei contenitori con delle cose dentro e quelle puoi utilizzare. Non puoi questo è... Che è... Cioè per questo voi vedrete prima o poi... Questo portachiavi di Hermione, che io uso, vabbè, per... C'è una chiave di casa dentro, però l'abbiamo preso anche lì. Questa chi è con la gamba di legno e l'uncino? È la mamma. La mamma con l'uncino! Io mi sono fatta tutta naturale, tutta... E poi aggiungiamo la Sara, la cosa bella è anche la confezione. Io ho una piantina come aggiunta. Il personaggio questo è... sono io. E questa è... Con la stessa faccia della mamma, basta che la giro e poi c'ho la stessa faccia. Ma non mi ricordavo questa cosa, anch'io. No, questo non si può. È vero, si può cambiare. Solo anche... che io ho deciso di tenere questa, certo, perché per è più cambiare. Carina. E ti sei messa delle meravigliose trecce, no? Sono capelli. Sì, trecce. Perché non c'erano i capelli di Hermione, se no metto quelli. Ovviamente, stiamo scherzando. Il più complesso. Anche perché, cioè, io ho la frangetta, ho i capelli un po'... No, adesso non c'è la frangetta. E vado, la devo tagliare. Ah, ok, ecco qua. E voilà, pianta attaccata. Quindi questi sono i personaggi. Se dovessimo tornare, ma Gardaland sta chiudendo... E quindi forse perché diciamo andarci ancora una volta è perché poi fa solamente i weekend e gli speciali natali. Ringraziamo per le campane, buongiorno a tutti, va bene? Non ci ricordiamo mai gli orari delle campane, quindi facciamo le recensioni in un momento diverso. Rivediamo, rimetti dentro i personaggi, li chiudiamo nella loro capsula del tempo. Aspetta che li giro dalla parte giusta. Ma c'è il pappagallo dentro. Ma sì, pappagallo fa niente, si mixa. Eccola qua, quindi se andate a Gardaland, passate dalla Lego e componete, mi pare che costi 9,90 tutti e tre i personaggi, o 10 euro, comunque 9,90, comunque... tutti e tre i personaggi e potete cappello, testa, vesti, corpo, gambe e un accessorio. Cosa vuoi dire? Ci sono anche dei portachiavi, io ho visto quello della fattina, sì, che era molto carino, però... Hermione Granger vince su tutto. Hermione vince a mani basse. Poi c'erano dei Lego e poi c'era l'Italia in miniatura, okay, fatta di Lego. Ma adesso andiamo a mangiare? No, non ancora. Andiamo avanti a fare le recensioni. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video. E come noi, sempre, come sempre, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!